Ciao ragazzi, ben ritrovati. Eccoci nuovamente qua per l'ultimo video dell'anno, l'ultimo video acquisti di questo 2023 che sta per finire. Vi avevo detto che ci saranno stati degli acquisti nel prossimo anno, ma invece c'è stato questo colpo di coda finale perché dei film mi sono arrivati praticamente in concomitanza con l'ultimo video che avevo appena fatto e due me ne ero dimenticati, allora ho deciso di fare proprio un video finale per finire con, come si dice, con il botto. E niente, ragazzi, qua abbiamo ben quattro cofanetti e una steelbook, pezzi, diciamo, molto importanti per quanto mi riguarda e molto belli. Allora, partiamo dal primo cofanetto che contiene cinque film. Diciamo che adesso noi appassionati siamo abituati, una volta eravamo abituati al formato VHS, poi DVD, poi siamo passati al Blu-ray, adesso il 4K. Di qualche film ognuno di noi compie tutta la trafila, però non si può fare la trafila di qualsiasi film e di qualsiasi filmografia, sennò diventa veramente improponibile. E per dire, adesso voglio parlare di un personaggio che è di un'icona pazzesca, grandissimo attore, regista, e a 90 anni, 90 anni suonati lui dirige ancora. E sto parlando del mitico Clint Eastwood. E che cosa ho preso? Ho preso questo bellissimo cofanetto, Ispettore Callaghan Collection. Allora, io ho già un cofanetto che contiene tantissimi film DVD di Clint Eastwood, sia come regista che come attore o come entrambi. E come dicevo prima, agganciandomi al discorso, non vado a recuperare tutti i film, diciamo, di Clint Eastwood. Diciamo, gli ultimi li prendo sicuramente in Blu-ray o 4K e quelli un po' datati li lascio così in DVD in questo bellissimo cofanetto, ma ho voluto recuperare questo cofanetto per due motivi. Uno, per avere i film tutti assieme dell'Ispettore Callaghan in questo cofanetto che appunto li contiene tutti e cinque, e due, anche per il prezzo che effettivamente per avere cinque film Blu-ray pagarli su circa 25 euro penso che abbia fatto un buon affare. Cofanetto bellissimo, tra l'altro anche il cofanetto mi sembra quello inglese abbia l'audio in italiano, ma io ho recuperato proprio la versione italiana. Vedete qua, scusate la luce, ecco, Clint Eastwood, Ispettore Callaghan Collection, e contiene ben 5 film. Ispettore Callaghan, cosa scorpio tuo? Una 44 bagno per l'Ispettore Callaghan, Cielo di piombo, Ispettore Callaghan, Coraggio, fatti ammazzare, che prende spunto da una frase iconica proprio del film, come dice Coraggio, fatti ammazzare, e poi Clint Eastwood, Scommessa con la morte. Perciò 5 bellissimi film ambientati nella sua città, diciamo San Francisco. E però sono molto contento di aver comprato questo bellissimo cofanetto e lo aggiungerò appunto all'altra filmografia di Clint Eastwood. D'ora in avanti prenderò logicamente il Blu-ray 4K e gli altri, diciamo, ho lasciato un po' perdere appunto perché li voglio tenere in questo bellissimo cofanetto DVD, ma questo non potevo lasciarmelo scappare. Poi andiamo avanti, visto che parliamo di cofanetti, altro cofanetto e uno dei miei registi preferiti, diciamo del tempo passato, ma lui rimane sempre al top perché purtroppo ormai questo regista non c'è più, ma lui ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e tanti film hanno preso spunto da lui, il maestro del brivido. Sto parlando di Sir Alfred Hitchcock e ragazzi, ho recuperato il volume 3. Allora, io avevo già il volume 1, il volume 2 non l'avevo preso. Fortunatamente sono contento che questi cofanetti non hanno la scritta volume 2, perché se no avere l'1, il 2 mancava, avere il 3 vicino mi avrebbe dato fastidio. Il 2 non l'ho preso perché anche qui, facendo il discorso come per l'Ispettore Callaghan, ho già tantissimi film di Hitchcock e anche quelli del secondo cofanetto li possiedo tutti, sia in DVD che in Blu-ray. Perciò ho saltato un po' il 4K, ma ci tenevo ad avere questo perché nel primo e nel terzo ci sono i quattro film con cui il grande regista ha lavorato con il suo attore iconico, uno dei miei attori preferiti dell'epoca, James Stewart. Perché qui abbiamo Nodo alla gola e l'uomo che sapeva troppo, interpretati appunto da James Stewart. Mentre nel primo cofanetto abbiamo La finestra sul cortile e poi abbiamo Vertigo. E perciò, avendoli, volevo proprio i quattro film di questa accoppiata vincente, Hitchcock e Stewart, e allora ho recuperato questo. E poi, tra l'altro, questo cofanetto in vari siti era già andato fuori catalogo, il prezzo si stava alzando. Onde evitare, l'ho voluto prendere.
cofanetto contiene appunto in 4K scritta Hitchcock in rilievo e anche i titoli dei film sono in rilievo, bellissimo veramente. Qui abbiamo The Stuart, tra l'altro abbiamo anche nel film Il siparo strappato Paul Newman, diciamo che però ha fatto solo quel film con Hitchcock perché non andava tanto d'accordo con il regista. Come si presenta il cofanetto all'interno? Qui abbiamo, vedete, una scheda che ci spiega un po' quello che è la storia, la trama principale, i contenuti speciali e delle figure iconiche. Frenzy, l'uomo che sapeva troppo. Qui abbiamo tutti e quattro i dischi. Cioè, qui solo 4K, l'edizione inglese contiene Blu-ray 4K. Io vendo già il Blu-ray, mi interessava il 4K. E poi, vedete, da questa parte, Frenzy, Topaz, Il siparo strappato, L'uomo che sapeva troppo e Nodo alla gola, film bellissimo, veramente magistrale. E questo era il cofanetto di... Perciò contentissimo, e anche se non, ripeto, non possiedo il volume 2, va benissimo lo stesso. E mi piace appunto che sia pulito. Noi diciamo volume 3 perché giustamente ne sono usciti due, ma se no non c'è nessun numero che identifica il cofanetto nel numero 3. Bene, poi andiamo avanti. Prima di passare agli altri due cofanetti, facciamo una pausa con una steelbook. In questo caso è un prequel di una saga famosa, anche se il primo film rimane un film cult, ma devo dire che questo prequel, ragazzi, è veramente bellissimo. Steelbook favolosa, prequel bellissimo, quando quasi il prequel supera l'originale. Sto parlando di Prey. Prey che è il prequel del mitico Predator, questo scontro fra l'alieno e Schwarzenegger. Calcolate che il primo Predator è nato, sapete, da ogni tanto queste idee che vengono a qualche dirigente di queste major, in questo caso parliamo della 20th Century Fox. Pensate che un dirigente della 20th Century Fox, guardando un giorno la saga di Rocky, mi sembra forse fosse Rocky 4, se non mi sbaglio, parlando appunto con altri suoi amici, dice: cavolo, fra poco faranno combattere Rocky con un alieno. E da lì è venuta quest'idea di fare questo film appunto con questo alieno che si scontrava con gli esseri umani. Poi, d'altronde, non è stato chiamato Stallone, ma bensì, guardate la coincidenza, il suo, tra virgolette, acerrimo nemico, Schwarzenegger. E da lì è nata la saga di Predator. Il primo ambientato appunto in questa foresta, il secondo nella città urbana di Los Angeles. Ma però devo dire che questo qui mi è piaciuto veramente tanto. Anche un alieno più cruento, più quasi un fantahorror, perché qui non si risparmia il sangue e le scene quasi horror. Non lasciano spazio all'immaginazione, si vede tutto chiaramente. Anche in questo caso, la Steelbook sta andando veramente fuori catalogo. Steelbook bellissima, secondo me. Guardate che bella. In questo caso, abbiamo questa ragazza che fa parte di questa tribù che dovrà inneggiare una lotta con questo alieno. Qui abbiamo edizione 4K che si vede tra l'altro benissimo, edizione Blu-ray, Steelbook favolosa. Devo dire che, come ripeto ancora una volta, mi è piaciuto tantissimo questo prequel, veramente, veramente bello, super consigliato. E ragazzi, chiudiamo con gli ultimi due acquisti che sono due cofanetti. Allora, sapete che io adoro dei personaggi dei fumetti. Mi piace la Marvel, ma adoro la DC. E sapete, non ve lo dico neanche, il mio personaggio preferito, naturalmente, lo dovreste sapere, è il mitico Cavaliere Oscuro, Batman. E allora, che cosa di Batman? Praticamente ho tutte edizioni DVD, Blu-ray, 4K. Tra l'altro, sto aspettando al Cinemuseum il cofanetto contenente i primi due film di Batman del mitico Tim Burton. Però, ragazzi, mi sono piaciuti anche da appassionato anche gli altri due. Allora, ho recuperato questi cofanetti perché mi piacciono tantissimo. Vi faccio vedere subito questa Collector Edition: Batman e Robin e Batman Forever, terzo capitolo e quarto capitolo. Edizioni secondo me stupende. Questa è un'edizione praticamente inglese perché sono uscite anche edizioni italiane. Adesso vi mostro il contenuto. Mi piacevano perché io queste edizioni, in alcuni casi uno dice: ma tu ce le hai già? Sì, però queste le considero quasi come un'opera d'arte, quasi le posso mettere anche lì così, io posseggo già per l'edizione estiva o altre edizioni, ma
anche solo visivamente, mi piacciono veramente tantissimo, e poi tutto il packaging, tutto quello che contiene all'interno. Adesso sto valutando se prendere le altre due, perché avendo già tante edizioni, aspettando il cofanetto della Cinemuseum, quasi quasi l'uno e due lo prendo, anche perché avevo preso anni fa, prima che uscisse il cofanetto metallico, queste due belle edizioni, vedete? Batman e Batman Returns, praticamente edizioni slipcase, e perciò sostanzialmente potrei anche saltare, anche perché abbinandole, mettendole tutte assieme, fanno la sua bella figura, vedete? Sembra quasi della stessa linea. Perciò, quasi quasi aspetto il cofanetto della Cinemuseum, questi due li tengo, bellissime veramente le slipcase, e le abbino a queste altre due. Partiamo appunto da Batman Forever, che io adoro, adoro Jim Carrey nel personaggio dell'enigmista, è fantastico, come abbiamo tra l'altro anche il personaggio Tommy Lee Jones che interpreta Due Facce, superbo. E che cosa contiene questa edizione? Innanzitutto è un cartone bello rigido, abbiamo questa bellissima steelbook. Vedete? Poi, tra l'altro, ho aspettato perché queste due edizioni le avevo nel carrello da una vita, ma tra l'altro ho pagato l'edizione alla fine aspettando, aspettando, quasi come il prezzo della Steelbook singola. Però, ragazzi, è nettamente più roba. Da amante di queste edizioni e di tutto quello che contiene. Allora, la Steelbook, vedete, Batman Forever, e poi sono anche diverse dalle Steelbook che contengono il cofanetto tutto di metallo. Qui abbiamo, come vi dicevo prima, Jim Carrey, fantastico, una parte dell'enigmista, e Tommy Lee Jones in Due Facce. I dischi sono uguali, invece. Qui abbiamo la Batmobile del film. Poi, che cosa contiene all'interno? Contiene questa bellissima cartelletta, ed è col punto di domanda, vedete, effetto lucido, e al suo interno contiene parecchia roba. Per quello dicevo, per me è come se fosse un libro, un'opera d'arte, perché contiene tantissime, ma non dico tantissime, credetemi sulla parola, tutte queste sono tutte cartoline fotografiche. Guardate che bene, su una carta quasi lucida, non fotografica, ma quasi. Dietro tutte bianche c'è solo il logo della Warner Bros. E il simbolo DC. Guardate che belle, per un appassionato, uno che gli piacciono queste cose qua, è una manna dal cielo. Vedete? Jim Carrey, Riddle. Eccolo qua, qua abbiamo Robin, perché qua c'è anche la figura di Robin. Qui Val Kilmer che interpreta appunto Batman, la mitica Batmobile di Batman Forever. Perciò vedete, bellissime, c'è Nicole Kidman, Batman e Robin, qui i due personaggi, i due villain cattivissimi. Perciò vedete quel qualcosa in più, ma veramente quel qualcosa in più. La bellissima. Cioè, calcolate che se prendete un libro di un film che ci sono adesso, siccome dei videogiochi, lo pagate anche 30-40 euro. Qui abbiamo tutte queste cartoline che sono veramente tantissime. Poi abbiamo un mini poster doppio. Vedete, questo è il manifesto del film Batman Forever, e dietro il simbolo. E poi, giusto per finire in bellezza, effetto lucido, anche in questo caso bellissimo, il book. Qui non ci sono scritture, solo un mini album fotografico. Cioè, capite? Uno perciò dice: sì, ce l'ho già altre edizioni di questo film, però questo è quel qualcosa in più. Voglio vedere le fotografie, voglio soffermarmi. A me piacciono queste cose qua, soffermarmi sulle immagini. Perciò è come fosse un'opera d'arte. E poi giustamente ho preso anche l'altro, e qui abbiamo Batman e Robin, e qui abbiamo il cattivo, qui abbiamo Uma Thurman che interpreta Poison Ivy, poi abbiamo Arnold Schwarzenegger che interpreta Mr. Freeze, cioè fantastico. In effetti, questa è la Steelbook, e dietro abbiamo lui, Arnold Schwarzenegger. All'interno, come al solito, dischi uguali e Batmobile, perché ogni Batman che si rispetta è la sua Batmobile. E anche in questo caso, bellissima cartellettina. E anche qui, che cosa abbiamo? Abbiamo, come nell'edizione precedente, anche qui guardate quante cartoline. Cioè, eccola qui la bellissima Uma Thurman.
veramente, veramente belle. Carta eccelsa. Ed sono anche immagini particolari che non si trovano, non sono le classiche cartoline così, sono veramente tante. Guarda che bella questa. George Clooney, che qua interpreta Batman. Poi abbiamo il poster, anche in questo caso doppio. Ecco qua il poster iconico, la cabina iconica, con tutti i personaggi: Batman, Robin, Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone e Uma Thurman. E dietro il simbolo. E poi, come nell'altra edizione, libricino. Calcolate, pagare un'edizione di questa. Allora, vi dico la verità, un'edizione di questa che stava all'incirca sui 60 euro, onestamente in questo momento no. Aspettando, 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 quando le paghi sui 30 è già un altro discorso, vedete? Praticamente ci paghi quasi solo lo steelbook, invece qui hai un album fotografico, un mini book fotografico con tante, tante cartoline. Ragazzi, questi erano gli ultimi acquisti di quest'anno, questo 2023. Seguitemi perché anche il 2024 che sta per arrivare si preannuncia molto interessante. Io ragazzi vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto questo video fi di fine anno e colgo l'occasione per fare gli auguri di buona fine, ma soprattutto di buon inizio a tutti voi. Ciao ragazzi, buon anno!